Sweet Home Radio Genius. Fase 2. Al ballo in maschera in regime di semilibertà preferivo la fase 1, con i suoi pomeriggi di quarantena, che a volte mi inventavo creativi, a volte sentivo inforzature di reclusione, osservando tra le sbarre la primavera con cui la natura sembrava prenderci per il culo. Siamo al countdown. Presto scioglieranno le catene. Vago per casa, sono circa le 18. La memoria arteriosclerotica corre a un brano dell'Equipe 84, pomeriggio ore 6. Chi non ha 20 anni all'ennesima potenza come me forse non lo conosce. Cerco di superare l'alienazione claustrofobica con la lettura di un libro, ma l'attenzione manca. Passo a strimpellare il brano dell'Equipe, poi tento di scrivere qualcosa, imbattendomi in desertici spazi mentali. Giro come un felino in gabbia, ristrimpello, leggo un'altra pagina del Serpente di Malerba e cerco ancora ispirazione al PC che appare sempre più alieno e ostile. Per superare lo stoperosi mentale mi butto a navigare su Facebook, che qualche minchiata la offre sempre. Mi imbatto in una richiesta di amicizia da parte di una giovane bionda con splendidi occhi incorniciati da una montatura da intellettuale. Nome sconosciuto e nessun amico in comune. Carneade. Chi è costei? E perché mi vuole amico? Le poche informazioni la danno di Napoli e abitante a Roma. Alcune foto la ritraggono a tavola, forse con la famiglia, in giro per una città che sembra Londra, poi in un locale con un mini abito che esalta gambe e corpo da 10. La curiosità muove d'impulso il dito ad accettare l'amicizia di Silvia. Passa poco e mi scrive su Messenger. Ciao, come stai? Bene. Grazie. E tu? Come mi conosci? Sto bene. Sono nuova su Facebook. Spero che non ti dà fastidio. Assolutamente. Sono di Roma. Tu? Roma anch'io. E tu che fai nella vita? Ho 25 anni. E tu? Qualcuno di più. Studio o lavori? Lavori. Sono estetista. E tu? Io scrivo. Dimmi che ami il sesso. Arriva improvviso il suo movimento sensoriale. Perché? Ok, io sono tempo, era a casa, da solo, in camera. Io voglio avere piacere nel mostrare nuda in cam su Messenger, ma voglio tenerlo fra noi, ok? Segreto, va bene? Italiano stentato, che evita domande e segue un suo percorso. Boh. Dimmi, che fai adesso? Sei a casa ora o lavoro? A casa. Sei solo ora? Sì. A parte moglie e figlio. Ok, accettare la cam ora. Arriva una videochiamata a cui non rispondo. Accettare la cam. Seconda videochiamata. Questa volta accetto l'impulso, ma mi impiccio in stato confusionale e la chiamata va persa. Ci sei? Perché non rispondi alla videochiamata? Perché non sono convinto. Lo fai per lavoro? Io sono estetista. Allora, perché vuoi farti vedere? Dimmi, la fai la cam o no? E cosa succede? Niente. E quanto costa? Nulla, è gratis. Dimmi, sei solo ora per la cam? Sì. Ma se ci sono virus che infettano il telefonino? Non preoccuparti, stiamo facendo la videocamera e rimane tra noi due, ok? Ma in bagno ora e accettare la cam. Perché in bagno? Per la cam? O accettare la cam qui?
Terza videochiamata. Qui non rispondo. Ci sei? Perché non rispondi alla videochiamata? Non voglio essere visto. Senti, è meglio che lasciamo stare. Il pollice dell'ok chiude la conversazione. Una centrifugata di sensi che ha alzato parametri di ritmo cardiaco e pressione lascia sensazione di stordimento e viscere svuotate. L'ingenuità, ma vista l'età forse il rincoglionimento, mi ha illuso di vivere un'avventura di sesso virtuale. Il mio pomeriggio opaco era stato scosso da quel colloquio. Rileggo le frasi, l'italiano stentato della mia amica. Il timore dell'invischio ha frenato l'istinto a premere meglio il dito e accettare la camma, come diceva Silvia, ormai tornata nell'etere. Resta solo a pulsione lo sfogo represso. La voce di mio figlio scuote il mio tranche emotivo. Oh, ma che stai a fa? Ma che non lo sai che sono deinculate ste cose? Scopre che tra noi